La storia racconta di due gemelli Maya che amavano giocare a pallone. Erano molto bravi, ma facevano anche tanto rumore quando giocavano. Presto i signori degli inferi ne furono infastiditi e convocarono i due ragazzi nell'oltretomba, un luogo che i Maya chiamavano Xibalba. Non appena i giovani raggiunsero la tetra destinazione, i signori degli inferi iniziarono a sottoporli a una serie di prove. Gli inesperti gemelli fallirono e persero la vita. Ma non invano. Questo triste evento portò alla nascita di un bellissimo albero da frutto. Tempo dopo, una giovane donna vide un bel frutto su questo albero e si avvicinò per raccoglierlo. La leggenda narra che poco dopo diede alla luce un'altra coppia di gemelli, di nome Hunapu e Xbalanque. Come i loro antenati, questi gemelli erano grandi giocatori di pallone, ma altrettanto rumorosi, e i signori degli inferi si infastidirono di nuovo. Decisero di chiedere alla coppia di andare a giocare una partita nel Regno dei Morti, sperando di liberarsi anche di loro. Quando i gemelli arrivarono, i signori degli inferi gli fecero attraversare una serie di luoghi spaventosi. Il primo fu la Casa delle Tenebre, che era molto buia. Poi ci fu la Casa dei Coltelli, dove dovettero evitare di ferirsi. Nella Casa del Freddo accesero un fuoco per non congelare e nella Casa dei Giaguari riuscirono a ingannare quegli animali affinché non li mangiassero. Infine entrarono nella Casa dei Pipistrelli, dove sembravano aver perso la loro fortuna. Un pipistrello riuscì a scappare con la testa di una Pooh. I signori degli inferi sfidarono allora i gemelli a giocare a palla con loro, ma i ragazzi erano chiaramente in svantaggio. Xbalanque mise quindi una tartaruga sulle spalle di una Pooh per compensare la testa perduta e iniziarono a giocare. Quando i signori degli inferi si distrassero per la presenza di un animale vicino al campo, Xbalanque rubò la testa del fratello e la rimise a posto. Con grande disappunto dei signori degli inferi, i gemelli pareggiarono. Una Pooh e Xbalanque continuarono a eseguire una serie di trucchi per i signori degli inferi. In uno addirittura Xbalanque ferì una Pooh e poi lo riportò in vita. I signori degli inferi furono così impressionati dai gemelli da chiedergli di ripetere lo stesso trucco su di loro. Naturalmente i gemelli accettarono, ma dopo averlo eseguito si rifiutarono di riportarli in vita. I signori degli inferi rimasti ammisero la sconfitta e li implorarono di lasciarli vivere, promettendo di non interferire mai più nelle vite degli umani. Una Pooh e Xbalanque furono felici di aver vendicato i loro antenati e di aver ottenuto il rispetto dei signori degli inferi. I signori del cielo furono così impressionati dai gemelli che li portarono a vivere lassù con loro, trasformandoli nella luna e nel sole. La civiltà Maya è stata una delle principali società indigene della storia. Il loro folklore e le loro tradizioni sono ancora oggi scoperti e studiati. Vivevano in un territorio chiamato Mesoamerica, costituito dall'odierno Messico e da parti dell'America centrale come Guatemala, Belize, Honduras, penisola dello Yucatan e del Salvador. Hanno vissuto dal 1800-900 avanti era comune al 900-1500 dell'era comune. A parte avere impressionanti leggende, i Maya erano anche abili inventori. Sono noti per i loro calendari, sistemi di scrittura, metodi di coltivazione e sport. La loro scrittura, ad esempio, è stata trovata conservata su edifici e monumenti in pietra, oltre che in libri e ceramiche rare. Si tratta di un sistema composto da oltre 800 geroglifici in varie combinazioni, ognuno dei quali dovrebbe rappresentare una sillaba. Il loro sistema di scrittura è stato decifrato per caso da Tatiana Proskuriakov, americana che inizialmente aveva studiato per diventare architetta. Non avendo trovato lavoro nel suo campo, alla fine è diventata un'esperta Maya pur non avendo una formazione accademica. Fu la prima a notare che il glifo Maya della rana rovesciata significava nascita e che il glifo del mal di denti indicava la data di ascesa al trono di un re. Grazie a lei è stato poi più facile per gli scienziati individuare le date di nascita e i nomi dei sovrani di una specifica dinastia Maya. I Maya hanno anche inventato il concetto di zero, una delle più grandi innovazioni della matematica, della fisica e della storia dell'umanità in generale. Certo, già allora si comprendeva il concetto del non avere nulla, ma l'idea di zero come numero era relativamente nuova. Un fatto divertente sui Maya è che amavano molto i cappelli. Quanto più grande era il cappello, tanto più importante appariva l'uomo. Non solo era una sorta di moda, ma li faceva anche sembrare più alti, il che era importante per loro. I Maya hanno anche ideato uno dei calendari più intricati e complessi della storia dell'umanità, il primo a utilizzare lo zero come segnaposto. Il loro calendario terminava il 21 dicembre 2012, il che ha indotto alcuni a credere che avessero previsto la fine del mondo. Ovviamente non era così. Semplicemente quella data coincideva con la fine di un ciclo di anni Maya. Tuttavia, per quanto fossero avanzati in campo scientifico e astronomico, commisero alcuni errori. Uno di questi era la convinzione che il mondo fosse piatto.
La loro teoria prevedeva che i quattro angoli del mondo fossero sorvegliati da quattro dei fratelli, che impedivano al cielo di cadere sulle loro terre. Erano inoltre noti mangiatori di cioccolato. Per loro il consumo di cioccolato era una forma d'arte. La bevanda che preparavano però non era come la cioccolata calda che gustiamo oggi. La ricetta prevedeva di mescolare il cacao con acqua, miele, peperoncino, farina di mais e altri ingredienti per ottenere una bevanda spumosa e speziata. Il rituale del cacao era una parte fondamentale delle loro celebrazioni. Non abbiamo ancora finito di scoprire tutte le parti più sorprendenti della loro architettura e civiltà. Solo pochi anni fa è stata ritrovata una piramide maya a Tonina, nello stato messicano del Chiapas. Si stima che abbia più di 1000 anni. Il motivo per cui è sfuggita agli archeologi per tanto tempo è che si trovava nascosta sotto quella che si credeva essere una collina naturale. Nello stato messicano di Campeche sono state recentemente scoperte le rovine di 2 città maya. Perché non le abbiamo mai trovate prima? Perché erano nascoste da una vegetazione molto fitta, che ha reso difficile agli archeologi raggiungerle. I maya non sono semplicemente scomparsi. I loro discendenti esistono ancora e molti scelgono di vivere nelle loro terre d'origine. Li si può trovare ad esempio in Guatemala, dove i maya costituiscono la maggioranza della popolazione. Nel complesso, il gruppo etnico maya comprende persone che parlano diverse lingue, come lo Yucatec, il Quiche, il Quechi o il Mopam. Non avevano idea di cosa fosse una spa, ma i maya si godevano una sorta di sauna ogni tanto. Le capanne del sudore sono state scoperte nei pressi di antichi siti maya. Erano costruite in pietra o in argilla. Queste stanze erano una parte essenziale dei loro rituali di pulizia e bellezza. Una delle prime capanne è stata trovata a Quello, nel Belize settentrionale, e sembra risalire a 3000 anni fa. Una delle parti più importanti della cultura maya era il gioco della palla, chiamato piz. Aveva un significato sia politico che spirituale. Si possono vedere campi da gioco in zone importanti dei siti archeologici maya. Lo scopo principale era far passare una palla di gomma attraverso un cerchio di pietra molto alto, senza usare le mani. Praticamente una combinazione di calcio e pallacanestro. Tuttavia, poteva avere gravi conseguenze. Chi perdeva poteva rimetterci persino la vita a volte. A causa di questo gioco e della necessità di palle rimbalzanti, il popolo Maya fu una delle prime culture a utilizzare la gomma. La producevano utilizzando il lattice naturale. Ed esistevano diversi tipi di gomma, a seconda delle sostanze naturali con cui il lattice veniva mescolato.